Stefano Bandini è una delle figure più significative della storia recente di Teramo, non a caso si è deciso di intitolargli la Villa Comunale. È un ragazzo che nel 2006, a 38 anni, operatore della protezione civile, invece di l'aereo, il Canadair che stava spegnendo un incendio a Viareggio, invece di precipitare contro una scuola, purtroppo la rotta era andata male, salva le vite di questi studenti e immola la sua perché finisce contro un traliccio di energia elettrica. Quindi una medaglia d'oro al valore civile che deve testimoniare l'esempio per tutti, generazioni presenti e future, perché questi sono le figure che nell'umanità tracciano la strada per una coesistenza pacifica e civile. Ma a parte quest'ultimo episodio che descrive benissimo la personalità di questi due piloti, ma era tutta la sua giovane vita che lui aveva impegnato sia per la salvaguardia dell'ambiente come pilota di Canadair, sia come aiuto umanitario allo Sri Lanka con tanti voli che ha fatto gratuiti per portare gli aiuti alle nazioni colpite dallo tsunami. E vorremmo che gli aerei servissero solo per portare aiuti umanitari e per spegnere incendi, non per portare le bombe.